La campagna elettorale per le presidenziali francesi, sempre più scandita dagli scandali e dalle inchieste sui principali candidati. Il leader della destra, François Fillon, formalmente indagato per malversazione di fondi pubblici, è stato interrogato sulle retribuzioni ricevute dai figli e dalla moglie, in particolare per lavori, e questo è il sospetto, mai realmente svolti. A destra della destra, la strategia della leader del Front National Marine Le Pen è quella di ignorare le ingiunzioni dei giudici e presentarsi nel quadro delle indagini preliminari a suo carico per impiego fittizio di un assistente del partito nazionalista al Parlamento europeo. E ora un nuovo grattacapo per Le Pen, figlia e padre, interessati da due procedure avviate dal fisco riguardanti la sottovalutazione del patrimonio immobiliare di famiglia. Intanto anche il candidato indipendente Emmanuel Macron fa parlare di sé per un'indagine della giustizia. Nel 2006, da ministro dell'economia, presenziò a Las Vegas ad un evento costato quasi 400.000 euro ed affidato senza gara d'appalto.